Antonio, c'è tanta amarezza tra i tifosi del Verona per questo rigore a dir poco generoso dato in pieno recupero alla Lazio. Sì, la dinamica in diretta sembrava che un po' l'avesse toccata, era un po' in ritardo, sia Albertazzi che mi sembra Marquez. Poi invece rivedendolo con da più riprese, sebbene in effetti che si lascia andare Klose, in effetti il rigore non c'è. Peccato perché insomma il Verona, nonostante il doppio svantaggio, era riuscito a portarsi immeritatamente in vantaggio e poi insomma all'ultimo punto la Lazio è andata a pareggiare. Sì, sul 2-1 che di lui c'è un po', diciamo, si è visto un po' di Verona che era un po', non dico sulle gambe, ma si vedeva un po' non ripartiva. I cambi di Mandolini sono stati eccezionali, hanno cambiato la squadra, anche le posizioni di Turbe e di Sala centrali. Ho avuto il secondo gol, il terzo gol con la squadra che spingeva molto bene con Romulo. E poi questa mi sembrava padrona del campo, la Lazio anche in difficoltà, un uomo in meno. C'è stata qualche ripartenza, qualche errore magari nell'ultimo passaggio e anche nell'ultima conclusione di Toni. La palla persa di Turbe sul 3-3 che è venuto in rigore, però insomma questo non lascia il fatto che infatti l'episodio è ovviamente in negativo per il Verona perché il rigore non c'era, quindi mi sembra che la squadra si è espressa come ultimamente, ha gestito bene la partita e soprattutto i cambi, ripeto, sono stati determinanti. Il sogno Europa, secondo te, adesso si spegne qui l'Olimpico? Ma è difficile perché il pareggio non serviva a nessuno, né alla Lazio né neanche al Verona, quindi in questo caso, viste anche le partite e le altre squadre che ci sono, diventa molto più complicato.